Secondo round. Secondo round. Il secondo round è molto breve e molto semplice, ma certe cose vanno dette. Allora, facciamo la solita rassegna stampa. Per quale ragione facciamo la rassegna stampa? Perché se noi diciamo qualcosa, è qualcosa che la diciamo noi, ma se commentiamo quello che dicono loro attraverso i media, ho l'impressione che diciamo qualcosa di diverso. E facciamo il giudizio che deve fare la persona libera quando legge queste cose. La prima è molto bella. Dopo la morte di Mansour, l'alleanza con i Taliban può consegnare all'IS l'arma del terrore globale. Va bene, ma allora cari amici, ma chi era Mansour? Scusa, tutta lì la questione. Chi era? Mansour? Al Mansour? Lo scenario, il mullah ucciso in un raid USA era contrario a un asse antioccidente con il califfo. Ora è lotta tra i successori, ma era contrario a un asse col califfo. E quindi voi americani hanno eliminato un bastone fra le ruote. Appunto. Allora vedi bene come stanno le cose. Con chi stanno gli americani? Lo ripeto per l'ennesima volta, stanno col califfo. Che non è il calippo, ma il califfo. E non è nemmeno il cantante che chiamava Er Califfo. Er Califfo. Er Califfone. Oh, la prescrizione agita il governo. Alfano irritato dall'asse tra PD e 5 Stelle, suo emendamento residuo giustizialista. Fanno i giustizialisti. Fanno i giustizialisti qui sulla prescrizione e poi firmano le leggi che abbiamo visto prima. Qui guarda che abbraccio. Allora, guarda, vedendo questo abbraccio, cari amici, che è pura propaganda, si capisce perfettamente, perché me lo ricorda, quel tentativo di abbraccio che si vedeva nelle fotografie ufficiali, no? Dove c'era Clinton che stringeva dall'alto della sua altezza di americano longilineo, no? La stretta di mano tra l'esponente dei palestinesi e l'esponente degli israeliani. E questo mi deve servire per ricordare alcune cose. Ricordiamoci che quei trattati, che erano stati previsti e ai quali Clinton teneva molto, quei trattati furono boicottati attraverso l'uso sessuale di una femmina, no? Nota emigrata ebrea polacca. Esattamente. Allora, una femmina ha sedotto il brav'uomo e poi ovviamente ha avuto le prove, perché se le prese, le portai dietro. No, ma il bello è... Aspetta, che lo sperma non l'ha messo dove si mette abitualmente lo sperma. È chiaro, l'ha messo in un fazzoletto. Capisci? Cara Monica Lewinsky. Allora, l'operazione è stata quella. No, ma il bello è che va analizzato. E come mai la signora Clinton non si è incazzata? Appunto. Come mai? A quei livelli non ci si incazza mai. No, si era incazzato un po', sai chi? La moglie dell'imperatore Napoleone III, che si era fatto fare una sveltina, ma molto svelta, dalla contessa di Castiglione, inviatagli da Cavour. Da buon Cavour. Non a caso anche lì c'era una questione di interessi nazionali. Ed dove. Economici, di mezzo c'era un'Irlanda. Vabbè. Allora, queste sono cose che dobbiamo dire. Questo accordo non è avvenuto, una volta tanto c'era qualcuno che era intenzionato ad arrivare a quell'accordo. E i componenti di massima di quell'accordo sono morti, diciamo che sono morti. Noi diciamo che non sono realmente morti, sono stati morti. Mediaticamente. Sono stati morti. È l'angelo vendicatore, certo, l'angelo della morte. L'angelo della morte gli è arrivato e li ha colpiti.
Allora, anche questo è un aspetto importante che va ricordato. Però l'immagine è passata. Qual è l'immagine che è passata? La stessa di qua. O quanto non a caso l'angelo della morte ha colpito anche Buonanno, che sì, tra l'altro aveva fatto una cosa importante qualche giorno prima. Certamente. Va detto anche questo. Certamente. Guarda che strane coincidenze. Ecco, guarda com'è buono, quanto buono questo qui viene. E viene proprio dalla foresta e per abbracciare il giapponese. Era uno che si è opposto, quando era ancora in Parlamento italiano, si era opposto all'approvazione della legge sulle province. Appunto. Appunto. Dio mio, Dio mio. Oddio me. Sono delle strane coincidenze, dicono che noi non ci sbagliamo, siamo complottisti a perdere il tempo con queste coincidenze. Oh, che strano. Allora rivediamo una questa. Coincidenza è una coincidenza quando si verifica una volta. Certo. Quando diventano due casi, certo, due come si chiama, una prova non è prova, certo, se è un indizio. Quando, certo, sono due indizi è un sospetto. Quando tre indizi è una prova, amico. Esattamente. E quindi di indizi noi abbiamo migliaia, esattamente, non qualcuno. Migliaia. Tant'è vero che si diceva, questo indizio, io lo dico molto spesso, mi induce ad indugiare. La questione qui, vorrei anche richiamare quest'altra cosa, che è bene che si sappia. Quando c'è stata questa cosa brutta, ha chiesto scusa, questo qui, è chiaro che è andato lì perché trema al solo pensare che il Giappone si unisca alla Cina. Ah, io devo chiedere scusa per quella mia affermazione che la Chiesa Cattolica aveva il diritto di voto all'ONU. Mi sono sbagliato, anch'io non sono perfetto. Peggio che sia. Allora, la Chiesa Cattolica, se avesse il diritto di voto all'ONU, avrebbe diritto a un voto. In questa maniera traffica dietro le quinte con tutti quanti, che è ben diverso, ricordiamoci, perché altrimenti non si spiegherebbero i 188 ambasciatori o messi apostolici, che vuoi chiamarli come ti pare a te, però stanno lì a rompere il cazzo al 188 stati. Quando ci parlano di lobby è roba da ridere rispetto alla lobby vaticana. La Cina che cosa ha detto? Ha detto il Giappone ha fatto delle stragi peggiori di quella della bomba atomica, come la strage famosa di Nanchino. Ora, questo mi ricorda un avvenimento molto interessante. Chi lo va a cercare può trovare la fotografia. Interrompiamo un attimo che stanno passando questi, che forse fanno rumore. No, non c'è bisogno. No. C'è la fotografia dell'esecuzione del comandante giapponese che comandava le truppe giapponesi che hanno fatto la famosa strage di Nanchino. Ci sono anche le fotografie dove dei giapponesi alzano le teste, con i bambini infilzati. Allora, la cosa che mi richiama certi avvenimenti recenti è che questo generale ha chiesto scusa prima di essere ammazzato, perché poi è stata una esecuzione pubblica, perché tutto attorno c'erano militari che guardavano, eccetera. È stato ucciso da un ufficiale superiore dell'esercito di Chiang Kai-shek. Allora, questo generale, no, poco prima, diciamo, la differenza tra Chiang Kai-shek e Mao. All'epoca, nell'immediato dopoguerra, in Cina comandava solo Chiang Kai-shek. Poi c'è stata la lunga marcia, che c'è avvenuta prima. La lunga marcia è avvenuta nel 24, 25? No, è avvenuta leggermente dopo. Diciamo, perché prima c'è stata la guerra tra i signori della guerra, quindi ricordo, c'è stata narrata, mi pare attorno al 25-30, una cosa narrata così, nei romanzi, mi pare di Lin Yutang, che romanzi che negli anni 40 andavano alla grande qui in Italia, editi da Bompiani, una piccola parente. E come diceva un certo frate, cioè un certo attore travestito da frate. Uh-huh. È in una certa trasmissione molto bella. E allora costui chiese, prima di essere ucciso, ha chiesto scusa. E questo mi ricorda il papato.
il quale non perde del tempo di chiede scusa continuamente. Sì, chiede scusa per i massacri incredibili, quelle genocidi che diciamo fra i 25 e i 40 50 milioni di persone nel corso dal 400 d.C. quando è diventata istituzione ufficiale fino ad oggi. Ma diciamo leggermente di più, comunque il riferimento è sempre la densità di popolazione. Certo, in ogni caso, era una marea di popolazione. Gli ultimi di cui si è degnato di chiedere scusa sono stati gli stupri che i vescovi hanno fatto nei confronti gli stupri che i vescovi hanno fatto regolarmente delle suore. Ah, certo. Oh, no, ma anche la pedofilia a Boston, no? Esattamente. Anche lì è costato 5 miliardi di euro. Esattamente. Scusa, 5 milioni di euro di minacciare di danni. È quello che io brucio. No, 5 miliardi. È quello che io brucio. È lì, che è stata dissanguata una buona fetta della ricchezza del Vaticano. E di lì, giustamente, hanno chiesto la collaborazione fattiva di un certo vescovo che poi, vedi caso, risiede a Boston, credo che adesso sia morto. Lì a Boston sono stati 5.000 stupri e violenze nei confronti dei bambini. Sì, il vescovo... 5.000, non qualcuno, 5.000. Quelli contati. Quelli ufficialmente, diciamo, che sono meno del risarciti. Esatto, che sono meno di un decimo di quelli reali. Comunque a Boston c'era quel famoso prete che si faceva vedere in clergyman e col sigaro in bocca. Mi ricordava un amico, che è un nostro caro amico, ci segue spesso, che è il professor Mason, mi ricordava che negli aborigeni australiani c'era una grande avversione nei confronti della pedofilia, meno che per il capo tribù, il quale si poteva inculare chi voleva. Dal che deduco che questa pratica della incularella dei bambini è un rituale di affermazione del proprio potere assoluto. Sì, del possesso, questa del possesso assoluto dell'individuo. Esattamente. Kiev indaga su centinaia di giornalisti spie di Mosca. Ditemi un po' che cosa significa questo. Kiev indaga su centinaia di giornalisti spie di Mosca. Cosa significa? Significa che questi qui a Kiev vogliono far sta zitta tutta la stampa. A Kiev. Ma siamo seri. In Ucraina. Centinaia di giornalisti, tutte spie di Mosca. Ma a chi l'ha raccontato? È giusto al giornalista della Repubblica, mi pare. Giusto, la Repubblica può pubblicare sta roba. Una porcata del genere. Allora, no, è un ossimoro nel concetto stesso. Esattamente. È una negazione integrale. Allora, proseguiamo. Cornacchie in 24 ore, due assalti, è solo la difesa dei loro piccoli. Vedi, io qui lo metto, lo faccio vedere, perché anche le cornacchie vengono all'assalto, capito? E ricordiamo, è verissimo che loro difendono i loro figli. Oddio, poi difendono i loro piccoli, vanno all'assalto dell'umano e mi ricorda molto quel bel gli uccelli di Hitchcock. E ricordiamo anche che le cornacchie hanno assalito. Gli uccelli di Hitchcock erano proprio cornacchie. Certo, è perché sono quelli che maggiormente ti danno l'impressione di qualcosa di opprimente, di ossessivo. Io ricordo ad esempio quella ripresa bellissima dove si vede che all'inizio su un filo del telegrafo, della luce o di quant'altro, se ne mette una, dopo poco sono tre, dopo poco sono 10, dopo poco sono 100. Questo è l'assedio delle cornacchie. Ricordiamoci che le cornacchie assalgono e giustamente le false colombe che questo falso papa lancia dai suoi balconi di piazza San Pietro. Queste sono cornacchie vere che fanno rispettare il diritto alla verità della natura. Proseguiamo. Questo. Pronti 15 miliardi e Atlantia lancia la campagna d'Italia. L'andamento di Atlantia in borsa. Chi farà affari se crescono gli anziani? Eccolo qui. Te lo dicono tutti, vedi, lo dicono. Chi farà affari se crescono gli anziani? Vedi. TV, reti e e-commerce, così frena l'Europa digitale. Ecco qua.
queste sono notizie importantissime, poi diciamo, quello che mi interessava soprattutto di sottolineare, chi farà affari se crescono gli anziani? Mi piacerebbe sapere chi farà gli affari, probabilmente quelli che fanno la carta igienica e fanno anche i pannoloni, per i pannoloni per gli anziani. Ma infatti, se tu hai fatto caso, in televisione non fanno mica più la pubblicità per i pannolini, fanno la pubblicità per i pannoloni. È solo per i pannoloni. A conclusione leggiamo alcune notizie dalla stampa patinata. Allora, questo è panorama, si è rotto il rottamatore, speriamo che si veda bene. In realtà la questione è proprio questa, si è rotto il rottamatore, lo facciamo vedere meglio, rottamatore perde pezzi, il rottamatore. Allora, il rottamatore, questo qui cioè, è un personaggio che è stato chiaramente inventato da lor signori quando si sono resi conto... È stato inventato fin da quando partecipò alla Ruota della Fortuna con Mike Buongiorno. Sì, quando io lo vidi ho detto questo è più falso di una moneta falsa. La moneta falsa è molto più autentica, ovviamente. Ma il personaggio all'epoca era stato semplicemente selezionato come personaggio disponibile, come Pinocchio disponibile, messo da... gli hanno fatto vincere un po' di soldi, esatto, e se lo sono comprato fin da allora. Messo da Mangiafuoco nel ripostiglio dei pagliacci o dei ripostiglio dei Pinocchi, no? Adesso invece cosa è successo? Nel momento in cui hanno percepito che il PD non era partito che avrebbe accettato il potere dei vetero comunisti, perché c'erano ancora, prima di questo personaggio qui, autentico democristiano, c'erano democristiano scout, dello scoutismo della GESI, una posizione ideologica molto chiara, quando si sono resi conto che il PD quasi come i gesuiti, esattamente, non avrebbe più accettato i vetero comunisti, gli hanno inventato questo personaggio. Qui poi c'è un'altra considerazione. Dove sta un funerale qui adesso? Non lo saprei dire. Mi chiede del Paolo? No. Qui questo è l'ultimo numero di Panorama dove c'è scritto Matteo non sta sereno. Ora qui c'è una frase molto interessante che vi voglio dire. Questi hanno già preparato il dopo Matteo. E il dopo Matteo chi sarà? Indovina un po'. Enrico Letta, c'è scritto tutto qui. Già tutto è qui. Se non fanno... Io direi Di Maio, molto più probabile allora, Di Maio. Allora porranno l'alternativa tra Di Maio e Letta. Capito? Quindi è sempre l'ora della propaganda. Vedi, ci sono degli articoli abbastanza interessanti. Porranno l'alternativa per far capire che quello che sceglie è il popolo. Eccolo qui, Matteo non sta sereno, eccolo. Matteo non sta sereno, ecco. Beh, lo liquidano e via discorrendo. Lui aspetta ovviamente di vedere i risultati del referendum e quindi lui vede così. E noi cercheremo in tutti i modi di assecondarlo, cioè cercare in qualche modo di mandarlo a casa, almeno per il momento. Vi dico che appunto qui c'è scritto in maniera molto chiara che il futuro sarà appunto Enrico Letta. Eccolo qui, leggo semplicemente il trafiletto. Tra i corridoi della politica il nome di Enrico Letta viene dato per certo come successore di Renzi in caso di sconfitta ai referendum. Questi signori non se ne vogliono andare a casa e non se ne andranno per niente. Il PD così com'è, con una amen, laudetto priapus, e non se ne andranno a casa, se la vedranno, se la devono vedere con i 5 Stelle, ma tutti appecoronati nei confronti dell'Occidente. L'importante è cambiare faccia. Chi era quello che diceva io cambio faccia ma il culo resta sempre uguale? Perché poi qui c'è, ricordiamoci questo personaggio,
è lui uno dei grandi manovratori, ricordiamocelo. Si chiama Yitzhak Yoram Gutgeld. Renzi gli vuole anche bene, diglielo. L'economia è un'altra cosa. E infatti, ecco, vedi Gutgeld, dove c'è una che carica ricopre. Vice ministro dell'economia italiana, un ebreo naturalizzato italiano 5 anni fa. Ma secondo voi può fare gli interessi dell'Italia un economista ebreo? No, un economista ebreo, ma cazzo, perché l'altro non lo è. Padova. Ma questo è proprio ebreo, viene proprio da Israele. Questo viene appositamente da Israele. Esattamente come in Argentina, in Brasile si è insediato quell'altro ministro dell'economia che viene da Israele e va avanti indietro con l'aereo due volte a settimana. Ma non vedi che cadono una marea di aerei, ma quello dove c'è questo personaggio che va a trovare la famiglia, cazzo, non cade mai. Cari amici, buonasera. Sempre so long, so long, so long. Addirittura mancano 15 minuti. Abbiamo seguito ancora? No, io sto a posto. Basta così. Ciao.